cycling cult heroes don't come much bigger than Pippo Pozzato. After nearly two decades in the pro peloton, the Italian's irrepressible flamboyance, both on and off the bike, has endeared him to many. Along the way, too, he's gathered quite the collection of bikes, from those of his biggest victories to those gifted by friends. And it was this collection that the self-styled maestro invited InCycle to see earlier this year. Ciao a tutti, sono Filippo Pozzato, per tutti quanti Pippo. E questa è la mia collezione di biciclette personale che tengo solo per me. Ma sono partito perché sicuramente penso che nel fine carriera l'unica cosa che mi potrà rimanere sono le magliette e le biciclette, sicuramente. Quindi dalla prima che ho avuto quando ho cominciato ad andare in bici a 9 anni fino all'ultima ho sempre voluto tenerle tutte e custodirle gelosamente. Allora, nella collezione ci sono più o meno 25 o 27 biciclette, adesso non ricordo bene. Diciamo che ci sono tutte, da quelle del primo anno, primo mondiale fatto a cronometro con la Mapei, quindi una col Nago in carbonio, una delle prime fatte in carbonio, visto che prima usavamo l'alluminio, e dopo ci sono dentro quelle della vittoria alla Tirreno Adriatico, quella delle tappe al Tour de France, la tappa al Giro d'Italia, il quarto posto al mondiale, e quella sicuramente più significativa per me, con la quale sono più geloso di tutti, quella della vittoria della Milano-Sanremo. E purtroppo me ne manca una, che è quella del Gran Premio di Amburgo del 2005, perché il meccanico della Quickstep me l'ha venduta senza dirmelo quando gli avevo detto di tenermela, quindi non si sa che fine abbia fatto quella bici e la cosa mi dispiace molto. Ho quella di Fabian, di Cancellara, dove ho un rapporto di amicizia particolare con Fabian, visto che lo conosco da quando abbiamo 16 anni, abbiamo cominciato a correre molto presto insieme, poi quando eravamo in Mapei. E quella di Fabian me l'ha regalata lui 3 anni fa. È un'altra bici che mi è stata abbastanza a cuore, non fino in fondo, perché ho fatto secondo poi la Milano-Sanremo, la bicicletta del 2008 che avevo fatto fare con i fiori insieme alle scarpe, al casco, tutto preparato per la Milano-Sanremo, però poi purtroppo la vita cancellare, io feci secondo, però avevo la bici con i fiori, quindi la cosa è rimasta ed era molto fashion. La Villier è sicuramente in questo momento la mia preferita, perché la sto utilizzando dall'anno scorso con questo colore ramato che ha avuto un grandissimo successo, quindi la vedo come, tra virgolette, una bici mia, anche se non sono cresciuto con Villier, ma alla fine sono con Villier in questi ultimi anni e la sento una cosa abbastanza mia e personale. La ramata, che sembra questo colore bronzo ramato come viene chiamato da loro, è una cosa unica perché racchiude la storicità del prodotto Villier con la tecnologia dei nuovi telai che sta facendo, quindi da lì è nata l'idea l'anno scorso di ritornare a fare questi colori che per loro sono storici su un telaio nuovissimo, ed è una cosa per me unica e veramente importante da avere. La bici per me è un qualcosa di particolare, perché è un amore che è nato fin da quando ero piccolo ed è quello che mi ha dato tutto quello che ho ora, quindi devo molto alla bicicletta, ho sempre avuto una venerazione quando ero bambino per la bici e quindi adesso sono molto, molto appassionato di tecnologia e tecnica della bicicletta, quindi mi cerco di informare su tutte le ultime cose che ci sono. E da lì nasce il rapporto che ho con la bicicletta. Non le vado a vedere tante volte perché le ho fatte mettere su un garage apposta con allarme perché ho paura che me le rubino, però ogni tanto mi piace andare lì, guardarmele da solo e farmi tornare in mente tutti i ricordi che ho su queste biciclette, perché penso sia una storia importante, il rapporto che si è avuto con la propria bici è un qualcosa che va al di là del semplice mezzo meccanico. Penso che ci sia un qualcosa di più sentimentale e profondo.